partecipazione, che era poi la tematica di fondo della scuola dei beni comuni, no? Cioè la volontà di interessarsi delle cose e non di accettarle, come dire, dall'alto, che è una cosa sicuramente più comoda, ma meno interessante, meno gustosa. Io mi fermo qua, non finisco dicendo buon pranzo. Dico semplicemente buona serata, e credo sarà una serata interessante per tutti. E visto che iniziamo in ritardo, mi fermo proprio qui. Paolo. Solo una buona serata a tutti e benvenuti a Ippo Diamanti e Pietro Raitano. E anch'io con battuta velocissima, perché credo valga la pena di ricordare un attimo cosa c'è stato sto weekend. Pensando al titolo della serata che abbiamo messo citando il libro, l'ultimo libro di Ivo, Tempi strani, pensavo che sono stati veramente tempi strani, perché in un momento in cui c'è questa fortissima disaffezione per la politica, noi abbiamo avuto una cinquantina di persone che da venerdì sera a un paio d'ore fa sono rimaste attorno a dei tavoli, in cerchi più che attorno a dei tavoli, a parlare, a pensare, a trovare delle formule per garantire una maggiore partecipazione nelle scelte dei comuni e poi anche delle altre realtà. E per questo pensavo, che strano. In realtà probabilmente da qui invece dovrebbe ripartire, credo, un nuovo modo di approcciarsi ai beni comuni, e quindi la necessità di trovare continuamente nuovi spazi di partecipazione credo sia la sfida del futuro e secondo me la sfida principale per i comuni. È stato interessante appunto in questi tre giorni confrontarsi su temi specifici. E poi l'obiettivo che ci eravamo dati per i laboratori di questo pomeriggio era quello di tentare di passare dalle parole ai fatti, perché molto spesso parlare di beni comuni e partecipazione è abbastanza facile. Tentare di concretizzare le cose che ci siamo detti sarà meno facile. Nonostante questo però sono uscite 3-4 idee per proseguire il nostro cammino e tentare di concretizzarlo nelle comunità in cui viviamo, direi interessanti. E chiudo qui perché non siete un discromento per ascoltare me, quindi grazie a tutti e buona serata. Grazie, buonasera. Io sono Pietro Raitano, direttore del mensile Altra Economia, che forse qualcuno di voi oggi ha avuto modo di vedere. E sono molto felice di essere qui, quindi ringrazio davvero per l'invito e lo dico davvero con sincerità, fa piacere vedere una sala così piena, una sera come tante. Non è banale che le persone escano di casa d'inverno, in pieno inverno, non è banale che la gente esca di casa. Poi è evidente che la presenza qui di Ivo Diamanti fa uscire di casa molte persone, per cui ringrazio di cuore Ivo Diamanti per essere qui con noi. Non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni, specie da queste parti, però insomma si fa per formalità. Professore a Urbino, responsabile scientifico di Demos, oltre che editorialista di Repubblica e di altre pubblicazioni, recentemente ha pubblicato Tempi strani, nuovo sillabario, riprendendo un sillabario di qualche anno prima che invece si chiamava Tempi tristi. Io non la faccio lunga, se non appunto mi piacerebbe questa sera, ascoltando le parole del professor Diamanti, cercassimo di riflettere a conclusione di questa scuola sul principio del bene comune, che non è semplicemente una casistica economica, come può essere l'acqua ad esempio, ma forse una predisposizione differente delle persone in quanto cittadini, predisposizione nei confronti degli altri, nei confronti delle istituzioni locali, nei confronti dell'economia e anche nei confronti della visione forse della propria vita, del proprio benessere. Ma non mi dilungo appunto, ancora una volta ringrazio il professor Diamanti. Io partirei proprio da questa domanda, che è una domanda ovviamente molto aperta, perché mi colpisce leggere un sillabario che si chiama Tempi strani quando quello precedente si chiama Tempi tristi. Perché non sono più tristi, adesso sono strani, o forse sono ancora tristi, ma più strani di quelli che erano prima? Grazie anch'io, anche da parte mia, dell'invito e della presenza. Peraltro devo dire che ormai qua mi conoscono, perché io
francamente sono, per ragioni diverse, abbastanza restio a muovermi. Cioè, visto che mi muovo regolarmente fin troppo, cioè, sono una specie di uccello migratore. Sono un migrante, con tutto rispetto per i migranti che fanno una vita molto più difficile della mia, però sono sempre in viaggio. Per cui quando sono a casa, una delle case, insomma qua intorno, tendo a non partecipare a iniziative pubbliche. Mia moglie mi raccontava che un amico l'ha pregata di recente di accettare un invito a Caldonio. Io risiedo a Caldonio, da 30 anni. Non ho mai fatto niente. Con l'illusione che a casa tua, almeno quando ci stai tranquilla. E anche con l'illusione che nessuno sappia chi sei. Per cui io dovrei essere l'uomo col cane. Perché io mi aggiro in quel paesaggio ormai disumanato che è, come altri, il quartiere di Caldonio dove vivo io, disumanato perché è un paesaggio immobiliare, dove peraltro con una caratteristica specifica. Mi ha sempre colpito una cosa che, scusate, divago già all'inizio, no? Cioè, mi ha colpito di una delle tante pièce che ha fatto su questi paesaggi strani il mio amico Marco Paolini, quando racconta di un incontro mentre in uno dei suoi percorsi di un viaggiatore, uno si ferma in auto e gli chiede come arrivare a un determinato punto. E lui gli dice, vabbè, prendi via dell'artigianato, giri viale dell'oreficeria, poi vai a destra e trovi via dell'edilizia, tiri dritto dove c'è via del tessile e di fronte arrivi lì. E questo qua è uno dei non luoghi, un antropologo francese, Marco Gia, ha definito i non luoghi, cioè luoghi che non danno identità, che non hanno storia. Ecco, il mio luogo che dove abitiamo noi ha cambiato totalmente immagine, identità. Mio padre, quando ha identificato quel luogo per fare la casa, cioè l'ha fatta mettere al coperto, come si diceva allora, e poi lui faceva un sacco di altre cose, faceva fare i serramenti ha fatti il padre e i fratelli di Roberto Baggio, 8 fratelli che abitano lì, quindi veramente lui non credo che fosse tra quelli del 73, però mio padre faceva parte idraulica, altre cose. Allora, quello era un luogo dove c'erano soltanto due case, quella di mio padre e quella di mio zio, che le hanno fatte insieme, a distanza. Adesso quello è diventato il quartiere dei musicisti, come esiste il quartiere esattamente di tutte le zone industriali, dovunque avete un viale dell'industria o un viale dell'artigianato, non esiste. Ecco, da me è più poetico. Vai da via Ponchielli, giri, c'è via Rossini, poi via Leoncavallo, c'è Drollo, e se qualcuno mi chiede dov'è, via appunto Verdi, resti assolutamente perplesso, cioè se vuole le suono qualcosa, non lo so, ma sei esattamente in un contesto che puoi definire un non luogo. Ebbene, io in questo non luogo mi aggiro col mio cane e ho l'immagine, l'illusione che nessuno mi conosca, che mi riconosca, anche se sono lì da 30 anni, vado, vengo. Dopodiché non solo lo sanno, ma mi ritrovo addirittura con situazioni paradossali come quella di un amico prete che è via da tanto tempo e chiama due volte e io non rispondo e dice guarda io che lo so che te sei lì perché mi ho detto tua cugina che sei due case più in là.
Vi ho fatto tutta questa premessa per spiegarvi come, evidentemente divagando, sono contento di stare a Sant'Orso, dove io sono venuto a parlare già 3 volte in un anno. Una cosa pazzesca per me. Forse i miei studenti di Urbino mi vedono, o di Parigi mi vedono più spesso, ma altrimenti io credo di non essere in provincia di Vicenza, una volta forse a Vicenza, a presentare quel libro lì. Sto pensando ai prossimi tempi quando parliamo. E qui invece vengo volentieri. Perché vengo volentieri? Perché ho degli amici, come dire, amministratori e parenti degli stessi, che mi stanno, con cui ho una lunga consuetudine ultradecennale di amicizia, che mi stanno sotto. E perché c'è, tanta gente disposta ad ascoltare queste cose e a fare queste cose. Io trovo assolutamente straordinario che possano essere, che ci siano in questa provincia, per altri versi considerata emblematica di ben altri sentimenti e di ben altri orientamenti, che in una provincia come questa ci sia un luogo come questo. E ce ne sono altri, perché non è sicuramente un'eccezione, ma dove si coltiva, chiamiamolo così, il bene comune. E lo si coltiva anche incontrandosi perfino la domenica sera, alle 9 di sera, dove tanta gente così non ha niente di meglio da fare che venire a ascoltare i Ivo Diamanti. Cioè io non ci verrei mai, vado su me stesso, assolutamente. E però, tempi strani. Queste sono cose strane rispetto alle immagini che noi stessi costruiamo e abbiamo della realtà che abbiamo, che ci circonda. Preciso che i tempi tristi di cui parlavo in precedenza non sono tristi, cioè io considero la tristezza un sentimento positivo. Certo, se uno è solo triste, tanto allegro non sei, come diciamo noi. Però un minimo di melanconia ti aiuta a vedere con disincanto le cose e anche a entrare in relazione diretta con mondi e un mondo che ti dà anche molti motivi di riflessione. Ma quando sono passato, per definire i tempi successivi, il biennio successivo, dalla tristezza alla stranezza, cioè il fatto che si tratti di tempi strani, guarda, ho voluto mettere in relazione esattamente, ho voluto sottolineare esattamente quello che dicevi tu adesso, che siamo in tempi di contraddizioni forti e dove non esiste una sola immagine della realtà e non esiste una sola realtà e non esiste un solo modo di guardare le cose, non esiste un solo modo di agire e non esiste un solo modo di porsi e porgersi nei confronti dell'esterno. Questi sono tempi, io penso che il prossimo, guardate che salti, sto pensando al prossimo sillabario che scriverò senza riproporre cose già pubblicate, e credo che parlerò di tempi feroci, dopo magari ne parliamo, di tempi feroci. Però in questi stessi tempi feroci tu hai, come dire, larghe riserve di solidarietà, larghe riserve di altruismo, larghe riserve di comunità. E non lo faccio e non lo dico per entrare in comunicazione, in sintonia con quelli che mi stanno davanti, perché è facile, se dici queste cose tutti se lo aspettano, sono qui anche per quello. Guardate, lo dico perché penso di averlo spiegato altre volte, scritto altre volte, la comunità, la solidarietà, l'altruismo, lo stare con gli altri, non sono buoni sentimenti, sono necessità che si alternano magari ad altre. Noi non siamo uno solo, però
Guardate che io sono convinto che la mobilitazione e la partecipazione, per esempio, non vadano considerati solo dei valori. Si partecipa e ci si mobilita per stare con gli altri. E stare con gli altri, a volte, non sempre, ma a volte, è meglio che stare da soli. E in tempi che invece ti spingono, proprio perché disumanano l'ambiente, ti spingono alla solitudine e alla autoemarginazione, stare con gli altri è assolutamente utile. Ripeto, stare con gli altri, parlare con gli altri, stare anche stasera qui, immagino, che per molti di noi, non dico tutti e non dico sempre, sia molto meglio che starsene da soli a vedere la TV, oppure da soli e basta. Per questo parlo di tempi strani, perché è strano dire questo, perché tu dici, ma come, impossibile, al tempo della solitudine, al tempo dell'isolamento, al tempo della società dello spettacolo e degli spettatori, dove noi esistiamo tanto in quanto ci vedono da qualche parte e noi stessi esistiamo tanto in quanto guardiamo e siamo l'homo videns, l'uomo che guarda. Bene, in tempi come questi, ma guarda un po' che strano, esci alla sera e ti trovi in mezzo a centinaia di persone, ma non solo qui, ho sperimentato anche altrove, vai a parlare di queste cose o anche d'altre e ti trovi con le sale piene e ti dici perché, ma strano. Ecco, i tempi strani sono tempi nei quali nulla è impossibile. E visto che sei in una fase in cui si stanno chiudendo dei paradigmi, delle epoche, allora proprio per questo è possibile ricostruire. L'unica condizione vera è quella A, di non rassegnarsi, B, di riconoscere questo e di accettare questo, di rassegnarsi al fatto, ad esempio, che insieme a volte è meglio che da soli, che parlare con altri a volte è meglio che ascoltare, semplicemente. Anche se ascoltare è un bene, dipende da chi ascolti e da dove ascolti. Per questo io parlo di tempi strani. E io almeno, quando ho scritto soprattutto l'introduzione, ho messo insieme tutti quei pezzi, mi trovavo esattamente in una fase nella quale pensavo al cambio, ai quelli che vengono chiamati cambi di paradigma. I cambi di paradigmi li vedi perché i linguaggi non ti aiutano più. E allora, in tempi di cambio di paradigma, sei pieno, sei vivi in mezzo ai post, agli ex, alla post-democrazia, al post-fascismo, al post-comunismo, agli ex uno, l'altro. Vuol dire che tu sai cosa c'era, non sai... Sai che quello che c'era non c'è più, ma non sai cosa ci sarà e cosa stia avvenendo. Ma proprio per questo, in questi interstizi, tu puoi cambiare, tu puoi fare qualcosa. Che strano. Non è... no, silenzio tutta la sera. Amerei il silenzio tutta la sera. Va benissimo. Faremo solo dei cenni di approvazione per la cerco di improvvisare, di capire perché invece i prossimi tempi saranno feroci, però riflettendo anche su quello che diceva poco fa, sul passaggio di un'epoca, io credo che inevitabile sia la riflessione su quella che chiamiamo crisi, che ormai è questa parola che ha fagocitato tutto e che ci sta attanagliando da 6 anni forse, e che è una crisi finanziaria, economica, culturale, eccetera. Allora mi chiedo e le chiedo perché questo deve avere un passaggio epocale, posto che da direttore di un mensile economico io spesso mi sento dire, dico in giro, attenzione, questo non è un sistema che è in crisi, ma una crisi causata da un sistema che non fa altro che rispondere in questo modo pur di mantenersi in quanto tale. Però poi serate come queste forse ci dicono che la gente non vuole che questo sistema continui a creare delle crisi. Però sono due parole nel libro che io mi sono tenuto. Intanto lei dice, attenzione, dobbiamo prepariamoci, ci sono bersagli tra l'altro. E l'altra poi dice, questa è anche una crisi di razionalità. Allora, forse in questo sta la ferocia dei prossimi tempi.
La citazione di Berselli mi fa piacere. Io sono venuto qui un paio d'anni fa, a presentare il libro di Edmondo Berselli, L'economia giusta, che dice delle parole che dette oggi, pronunciate oggi, magari possono essere meno scandalose di quanto non fossero allora, ma che allora erano assolutamente profetiche. Ricordo, dovremmo abituarci a essere più poveri. Poi si ritrae, si sottrae, capendo di aver detto delle cose a cui non eravamo abituati. Povertà non era una parola che si dicesse con facilità e tempo. Adesso lo si dice come per sottolineare una condizione, ma allora non era così. Era solo 2 anni fa ci si spiegava che parlare di crisi o di declino significava essere anti-italiani e disfattisti. Questo io si è rifiutato per anni e per anni esattamente questa definizione, questa affermazione. Per cui lui, dopo aver detto dovremmo abituarci ad essere più poveri, si ferma un attimo e dice almeno meno ricchi. E è una cosa che a suo tempo mi ha colpito. Io conoscevo Edmondo Berselli, lo conoscevo bene, lo conoscevo da molti anni, da molto tempo, e lui era, non è un luogo, però ne approfitto, parlare di un amico fa sempre bene, e poi parlare di un amico come fosse qui, ed è anche qui, anche se non è più qui, è qui, mettiamola così, è altrettanto rilevante. Lui l'ha scritto questo libro quando era assolutamente chiaro che era la fine, non si muoveva più. Se l'è scritto negli ultimi mesi con sua moglie, che lui dettava, leggeva, ha detto, mi racconta sua moglie che ha portato a casa tanti e tali libri, una quantità enorme di libri in quel periodo, perché lui aveva fretta, doveva chiudere, doveva finire questa cosa, perché il tempo gli scappava. E l'ha finito una settimana prima, proprio, come dire, ha aspettato di finire questa riflessione sull'economia giusta prima di andarsene. Peraltro lui era un mio compagno di passeggiate, cioè lui abitava a Modena, io vi ho detto dove, ciascuno col proprio cane telefonava. E lui l'ha descritto, è uno degli ultimi libri di Uera sul suo Labrador. Io allora avevo uno schnauzer, costringeva a stare lontano ancora di più dalle persone, perché era veramente feroce come i tempi di cui parliamo, e lui l'ha descritto nel suo libro, il mio cane feroce, che poi era piccolo, ma lui non lo sapeva di essere piccolo, quindi per lui aggrediva qualsiasi cosa si muovesse all'arco della sua vista. Per cui si facevano queste lunghe passeggiate, queste lunghe e lui, in realtà, chi l'ha conosciuto leggendo i suoi libri, guardando le sue trasmissioni, quello che scriveva su Repubblica, lo ha riconosciuto soprattutto come chi ha raccontato un'epoca, un ventennio, che era un'epoca di leggera, cioè lui ha raccontato l'epoca di quelli che chiamiamo i post italiani, anche questi, quelli che sono post, dove la distanza tra i media, cioè la televisione in particolar modo, e la realtà era divenuta sempre più sottile, tant'è vero che si realizzava una sorta di osmosi. Tutti parlavano esattamente come quelli che stavano al di là dello schermo e viceversa.
l'epoca della contaminazione, l'epoca in cui l'informazione diventa infotainment, cioè informazione e intrattenimento, l'epoca in cui la politica diventa politainment, dove sostanzialmente non c'è più distanza tra la raffigurazione della realtà e la realtà stessa. Quella proprio dove avviene, adesso arriviamo alle questioni di cui parlavamo adesso, quella dove avviene questa grande illusione, perché noi abbiamo vissuto per tantissimo tempo, per tantissimi anni, una grande illusione da cui è difficile staccarci ancora adesso. Quella grande illusione che era data da questa commistione di linguaggi, di questa miscela di mondi, dove tutto era possibile. Guardate, io, anche se è evidente che qui noi parliamo anche in questo mondo di politica, io non ho voglia proprio di una serata come questa di parlare di politica, poi in passato ho ritardato perché ho finito il mio articolo per Repubblica, che faccio ogni domenica, io ogni domenica passo scrivendo, quindi, per cui non di quello. Però, se... senza parlare di politica, se c'è una cosa che caratterizza gli ultimi 20 anni è una figura, ed è la figura di Berlusconi, che, ascoltatemi, un grande leader, la cosa peggiore che è stata fatta in questi anni è stata esattamente quella di pensare di svalutarlo o di spoliticizzarlo. Un grande leader che ha trasformato esattamente il paese a propria immagine e somiglianza, perché anche lì rappresenta una parte di questo paese. Il Berlusconi che è in noi, che rappresenta una certa parte di noi. Guardate, non la voglio rappresentare e raffigurare soltanto in negativo, e comunque non mi permetterei di stigmatizzare tu pur una parte del paese ampia che ha votato e si è riconosciuta in lui per tanto tempo. Però cos'è che ha dato lui a questo paese? Ha dato risposta a un'epoca che è l'epoca del, non del piccolo e bello di cui parla Chiara nel suo libro di questa esperienza, ma del piccolo non solo è bello, ma tutti noi siamo stati piccoli e tutti noi possiamo diventare grandi come me. Io sono uno di voi. L'epoca dell'individuo, padrone di se stesso e che può di fatto controllare e padroneggiare il mondo. L'epoca in cui lui è l'Italian Dream, è il sogno americano all'italiano. È la fine di un'epoca dove i valori del collettivo passano in secondo piano, dove la dimensione comunitaria diventa, come dire, passa sullo sfondo, perché il protagonista è io. È l'epoca dell'individualismo, è l'epoca della concorrenza, però abbastanza particolare, è l'epoca dell'immagine. È l'epoca della comunicazione. Lui risponde, ad esempio, a questa epoca e a questa fase, questa fine di ciclo e inizio di ciclo. Provate un po' a pensare, c'è un libretto carino che vi consiglio, anzi, invitatelo, lui ci viene anche, è scritto da Marco Revelli. Marco Revelli è politologo cuneese, come me, voi non ci crederete, ma io sono di Cuneo, come lui, e come Briatore, come la Santa Anche. Siamo due pari a posto per Ma anche Marco Revelli, e suo padre è Nuto Revelli, capo partigiano, e grande creatore, finisce così. Basta, perfetto. Non vado a approfondire alcuni sorprendenti che potrebbero... I miei amici torinesi, peraltro, lo dico, voi siete di Cuneo, quindi non
insomma, le barzellette sui cunesi sono come quelle sui carabinieri, figurate. Comunque, Marco Revelli ha scritto un libro intitolato Finale di partito, dove sostanzialmente racconta il cambiamento della politica dei partiti mettendolo in relazione ai processi economici. Sostanzialmente lui traccia un parallelo tra fordismo e post-fordismo, cioè la fase della produzione di massa delle grandi fabbriche, ma anche delle grandi comunità economiche, le classi, le grandi organizzazioni di rappresentanza, il sindacato, ma anche la Confindustria. Cioè questa è l'epoca del noi collettivo, al post-fordismo. Per uno che vive in Piemonte sarebbe meglio parlare di fiatismo e post-fiatismo. Allora, il post-fiatismo è quando e dove la grande fabbrica si spezzetta, si frantuma, e dove emerge il lavoro flessibile, il lavoro autonomo, e dove gli orizzonti si allargano e i confini spariscono, dove quantomeno l'economia, questo è il problema, che noi abbiamo confini, continuiamo ad averli, ma i capitali no. E neanche le imprese, le economie viaggiano, corrono. Allora, dice e sottolinea in questo bel libretto, questo bel saggio, Marco Revelli, è esattamente quel che avviene, non è un caso, anche in politica. Noi passiamo dai partiti di massa a quella che è un filosofo politico francese, peraltro insegna negli Stati Uniti, Bernard Manet, chiama la democrazia del pubblico. Qual è la democrazia del pubblico? Io nel momento in cui vedo che reclinate la testa e pensate a altro, se volete canto, vi facciamo qualcos'altro, non ho voglia di andare. Però, come vedete, vi parlo di... Ho deciso anch'io questa sera questa cifra molto narrativa perché di domenica sera io normalmente chiacchiero con gli amici. Questa è la mia sera dove io vado a cena con gli amici. Questa è il mio spazio di vita la domenica sera. Mi stresso tutto il giorno a scrivere. Arrivo sfiatato, devo discutere i titoli del pezzo con il giornale. Altrettanto sto a casa, mia moglie, mia suocera si dedicano a, appunto alla cucina, io mangio e bevo, io seguo i vini, ecco. Per cui almeno sono qua e simulo il fatto di essere, noi siamo amici, non siamo a cena, ma però vi parlo in questa maniera. Allora, per cui immagino che visto che sono interessanti per me queste cose, lo possano essere anche per voi. Io, questo autore francese, secondo me uno ha scritto quest'opera che è una, secondo me, delle più importanti per descrivere per rappresentare i cambiamenti della politica e della democrazia, che si chiama appunto Principi del governo rappresentativo. Guardate, non c'entra nulla con quello che vi ho detto fino adesso, però Principi del governo rappresentativo, attenti, non democrazia rappresentativa. Una cosa a cui tiene molto Manet è a precisare che quella che noi chiamiamo democrazia rappresentativa non è democrazia nel senso classico del termine, è governo rappresentativo. Guardate che la democrazia rappresentativa è una cosa seria, però secondo i teorici, molti teorici e coloro che sono alla base della democrazia occidentale, pensate Montesquieu, Tocqueville e altro, in realtà la democrazia rappresentativa è il modo attraverso il quale abbiamo trovato una soluzione a mettere insieme il governo dei migliori con la volontà popolare. Come scrive un altro autore recente,
che ha scritto un bel libro anche sul recente, Piero Ignazzi, ha fatto appena adesso un libro interessante proprio sul cambiamento dei partiti. Qui da qui ha preso molto spunto Fabrizio Barca nelle sue tesi. La democrazia, ricordatevi, come i partiti, non ha mai goduto di buona fama. Noi parliamo, oggi, come sapete, ne parla tutti male, no? Però chi ne parla male, in buona compagnia, fino a un secolo fa, era impopolare. Se voi guardate le opere dei filosofi politici delle origini, che so, Aristotele o Platone, vi diranno che la democrazia è una forma mediocre, modesta, che la migliore forma di governo è l'aristocrazia, cioè il governo dei migliori. Ebbene, la democrazia, quella che chiamiamo la democrazia rappresentativa, è il modo che abbiamo trovato di dare una legittimità democratica all'aristocrazia. Cioè noi scegliamo alcuni. Beh, questo è il problema, semmai, capite? Capite che questo, però vedi, questo è il problema. Il problema è nel momento, quando è che tu hai una crisi di legittimazione democratica? Nel momento in cui non scegli i migliori. Però il fatto che esistano dei migliori, questo dovrebbe essere il compito dei meccanismi di selezione della politica. Però proprio per questo, adesso arriviamo appunto a quello che intendevo dire. Cioè, cosa dire, il porcello non ci permette di scegliere. No, noi esattamente dal 2005 non abbiamo più votato, abbiamo votato e non abbiamo scelto nessuno. Attenti che se l'alternativa, attenti che se noi pensiamo di sostituire il porcellum con le preferenze, io conosco che noi nel 91 abbiamo fatto un referendum per cambiare un sistema democratico che faceva comprare, acquistare all'ammasso le preferenze. Però per non perderci, perché vi parlavo di Manet? E allora arriviamo anche a questo punto. Cosa dice Manet? Manet dice che il governo rappresentativo, chiamiamolo la democrazia rappresentativa, passa attraverso